Ma a me la palla non mi arriva mai in volte che me la passano. Non mi arriva mai. La difesa c'è, chiude. E usciamo dall'aria, per favore. Usciamo anche dal... No. Non è possibile. La difesa c'è. Per fortuna la difesa c'è. Vediamo se posso avanzare. Mi ferma, però forse la palla è uscita, vediamo, no, invece no, la teniamo comunque, e porca troia, la perdo. Vabbè, finisce il primo tempo, 1-0, va bene così. Secondo tempo, qui voglio chiuderla la partita. Vediamo cosa mi posso inventare. Attenzione, la palla per me! Rete! Subito l'ho chiusa al primo minuto del secondo tempo. Questo è lo spirito che voglio. Tifosi anche indemoniati. Perdo la palla, dribbling non riuscito. Napoli che si fa minacciare. Il Napoli adesso può provare a riaprire il tutto. L'abbiamo fatto in tempo. La partita è ancora molto lunga, dobbiamo stare attenti. Occhio al contropiede. Lo salta, benissimo. Attenzione, crossamela. Ci provo! Prendo la difesa. O la tieni o esce fuori. Però mi sa che loro. Il Napoli ora si fa minaccioso. Non si ferma. Nonostante i due gol subiti, non si ferma. Attenzione, cross in mezzo. Difficile calciare da qui, invece no! Fuori. Vediamo che cosa mi posso inventare da qui. La palla è buona. Posso dribblare. Mi ruba palla. Non è rigore. È inutile che i tifosi fanno così, perché quello non è rigore. Si fa rubare palla ingenuamente qua. Potevamo costruire un'altra azione. Non tiene la palla. Incredibile. Non tiene la palla. È solo. C'è il portiere che vola. Calcio d'angolo per il Napoli. Palla toccata con. Altro calcio d'angolo. In mezzo la difesa spazza. Attenzione però ancora al Napoli. La mette in mezzo, non ci arriva nessuno. Possiamo ripartire adesso. E non riesco a saltarlo. Attenzione al Napoli che è in zona di tiro. Respinta però. Ancora respinta. Ancora respinto. 3 su 3. Non riesce a saltare l'avversario.
e il Napoli riparte giustamente. Viene fermato. 1-2. Favoloso, incredibile. Lo salto. E non salto l'altro però. Il Napoli ci prova da distanza. Ho sbagliato il passaggio, ma per fortuna c'è il difensore al posto giusto nel momento giusto. Arrivaci, bravissimo. Vediamo se riesco a saltarlo. Invece no, cazzo. Attenzione, prendila, prendila. Lo salto. In mezzo a due. Attenzione, tengo palla. Attenzione, vengo fermato all'ultimo. Vengo fermato all'ultimo. Difesa scoperta qua. Recupera in area, recupera importante. Me la può passare. Attenzione perché è lunga, giusta quanto passa. Per poter provare un tirone da qua. Che golle! Sostituzione dopo il gol. Ora sì che siamo al sicuro. Mancano solo 20 minuti alla fine del fischio finale. Con un bel 3-0 siamo molto al sicuro adesso. Perdono il possesso del pallone. L'ho buttato per terra. Fermateli, non fateli passare. Non voglio prendere gol contro questa partita. Se la mangia! Se la mangia! Non capisco perché questa soluzione. Se lo starà chiedendo anche lui, vedrai. Occhio perché ci sarà un cambio. Entra Lukaku. Adesso si fa dura, eh. Adesso si fa dura. Anche se sul 3-0 doveva entrare prima se volevano vincere. Comunque si è mangiato un gol proprio assurdo. Eccolo Lukaku. Subito tiro murato. Attenzione. Attenzione Lukaku, si porta al centro dell'area subito. Lobotka, servito David Neres. Respinge qui il tiro. Calcio d'angolo, attenzione che c'è Lukaku adesso al centro. Sarà una sostituzione. Dunque esce Fagioli dentro a McKennie. Tocco in mezzo, azione che sfuma, hanno spazio per andare in contropiede. Mamma mia, non era così che dovevo andare. Grande uno contro uno. Apre sul uno contro uno, non è uno contro uno quello. Vabbè, vabbè, facciamo finta di niente. Lobotka si mette bene sulla traiettoria lontana. Respinta di nuovo, calcio d'angolo. Sceglie subito il compagno, taglia centralmente al centro di testa. Ha fatto il gol, lo sapevo io. Immagini che ci permettono di apprezzare meglio l'azione del gol. Corner battuto corto, seguito dal cross in mezzo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Allora ci arriva, però la perde. Azione interrotta. Lo salto in qualche modo. Attenzione perché mi porta in una posizione quasi di zona tiro, però niente da fare. Gli ultimi 10 minuti. La mette al centro, però. Ovviamente il cross impreciso e lungo. Il portiere fa lo scavino per terra. Poi passa la palla. Lo vedo. Mi vedono anche me. Attenzione perché adesso sono da solo davanti al portiere. E adesso a questo punto è finita. Dominato per larghi tratti. Del gol da rivedere. Segnale nel 1 contro 1.
saltato il proprio marcatore, lui è infilato il paramittente. Recupero la palla, attenzione! Non ho voglia di fermarmi! Incredibile! Ancora! È in rete! È in rete! Oddio, cosa sto combinando? Era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi se i compagni non gli danno una mano. 5-1 e a questo punto la partita è completamente finita. Crossamela. Toni. Non riesco a superarlo questa volta in dribbling. Oh, riesco a recuperare palla però. Attenzione. Do il via un'altra azione. Me la poteva passare. Me la poteva passare onestamente, però vabbè. Attenzione, altra occasione. Non corro più come prima, però ovviamente c'è la stanchezza. C'è la stanchezza adesso. Tutto di prima, tutto di testa. Vediamo se riesco a saltarlo. Attenzione, altra occasione. Rete. Rete. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza. Ha avuto ragione. È lunga... 6-1 e a questo punto è arrivata la fine. Enorme, la fine per la Serie A. Napoli primo posto. Mi sa che scalerà di qualche posizione oggi. Attenzione al Napoli. Indemoniato, cerca. Guarda il riscatto ma non ci riesce. 6-1, finisce qua. La prossima partita Genoa-Juventus, sempre di Serie A. Attualmente la classifica è questa: il Napoli scende al terzo posto, sotto di noi ovviamente. Al primo posto troviamo la Roma, a più un punto da noi. Ovviamente adesso abbiamo il Genoa che si trova in 14ª posizione, quindi non dovrebbe essere difficile batterlo. Abbiamo battuto il Napoli 6-1, figuriamoci il Genoa, adesso lo distruggiamo praticamente. Ok, la prossima partita è questa qua, sempre di Serie A, Genoa-Juve.